Questa mattina a Teramo genitori e studenti si sono riuniti sui gradini del convitto delfico per una speciale lezione all'aperto, durante la quale hanno letto insieme testi di vario genere condividendo pensieri ed emozioni. L'incontro tenuto sulla scalinata della scuola chiusa dopo il sequestro rappresenta il desiderio comune di restituire alla struttura la sua funzione educativa e fa parte di una pacifica protesta civile affinché il Palazzo Delfico possa riaprire, tornando ad accogliere alunni, docenti e tutto il personale scolastico. È uno shock su tutto il fronte, come genitori innanzitutto, perché noi abbiamo visto i nostri ragazzi caricarsi tutti i libri, all'improvviso tutto il materiale dover lasciare in un modo violento, brusco, brutale l'edificio. Siamo profondamente scioccati come insegnanti, abbiamo a cuore chiaramente il benessere dei ragazzi, la necessità che i ragazzi tornino a scuola in condizioni normali, con un orario regolare, ma siamo anche scioccati come cittadini perché stiamo perdendo un luogo che è simbolo, uno degli edifici più belli, prestigiosi della nostra città, intorno al quale gravita fondamentalmente la vita cittadina, anche l'economia cittadina. Questo è un allarme generale ed è tra l'altro un danno a macchia d'olio, forse quei effetti ancora non riusciamo a misurare. L'iniziativa porta con sé un messaggio chiaro: non disperdere il valore unico di una scuola capace di formare intere generazioni, dai più piccoli delle elementari fino ai ragazzi delle superiori. Tale patrimonio educativo non è replicabile negli edifici temporanei o nelle strutture dove nel frattempo verranno ospitati gli studenti. La riapertura di questa scuola è davvero una cosa importante, dato che ci hanno violato, diciamo, il diritto all'istruzione in pratica, perché tutte le altre scuole di Teramo riescono ad andare la mattina con orari decenti, mentre noi siamo costretti ad andare innanzitutto il pomeriggio, e questo comporta, diciamo, anche problemi di trasporto, perché non tutti hanno la possibilità di arrivare ad orari decenti qui a Teramo, perché magari abitano fuori, e innanzitutto poi abbiamo delle ore veramente ridotti, quindi la possibilità di apprendimento è davvero difficile per questa cosa.